Un altro appuntamento cruciale del carnevale si avvicina a grandi passi. È tutto pronto quindi per il Giovedì Grasso 2020, organizzato dall'ente carnevalesca e dallo studio K Artone di Fano, che oltre ad aver organizzato e realizzato il Pupo 2020 totalmente in cartone, si è occupato di realizzare tutti gli appuntamenti della giornata dedicata ai bambini. Ovviamente durante il Giovedì Grasso ci sarà il momento della consegna delle chiavi da parte del sindaco Massimo Seri a me, e poi io lo cederò a quello che sarà quest'anno il sindaco del Carnevale, Andrea Giomaro. Dopodiché vi aspettiamo lunedì 23 per il Consiglio Comunale del Carnevale congiunto con il Consiglio dei Bambini, e se ne vedranno delle belle. Per questa edizione la fascia andrà quindi ad Andrea Giomaro, eccellenza fanese che vanta la vittoria di un David di Donatello per gli effetti speciali e le collaborazioni con i registi del calibro di Ridley Scott, mago degli effetti con un'anima ambientalista, suo il museo dei riciclosauri al Furlo, e quindi sindaco del Carnevale più calato di così nel tema di quest'anno non poteva esserci. Il tutto però partirà alle ore 15 con una piazza divisa in diversi settori. Abbiamo pensato di mettere una sfilata che partirà alle 3 da Piazza Costanzi, e di mini carretti costruiti in cartone insieme al Liceo Nolfi e a Polloni. È stata una collaborazione bellissima. Ci sarà un altro carretto costruito insieme alla Scuola Media Gandiglio, in testa il carro del mondo del Liceo Nolfi e Apolloni, e per finire un bambino di Pesaro ha costruito un carretto meraviglioso a casa con il papà e chiuderà la sfilata. E a quel punto la piazza si dividerà in due grandi aree: un'area ludica con laboratori che ci caratterizzano, quindi pittorici, sempre con il riciclo dei materiali e di costruzione; un'area movimento dove abbiamo rinnovato la collaborazione con Adriatic Ball, quindi ci sarà la rampa, e poi da Roma ho chiamato una delle tre giostre in Italia a pedali, quindi una giostra ecologica. Il palco lo stesso, abbiamo pensato di ovviamente fare sempre un'attività che coinvolgesse i bambini e per i bambini, quindi ci sarà uno spettacolo di Sandro Fabiani con Kitty Nicolini e Marco Florio, racconteranno tre fiabe, e è un momento bellissimo ovviamente. E poi ci saranno i bambini del coro Mani Bianche, Libera Musica e Montessori, che chiuderanno il giovedì. La giornata poi si concluderà al Palazzo del Carnevale, in musica, dove alle 21.30 si esibirà Dave Orlando in una serata intitolata Musica e Parole, il tutto condito da aneddoti di vita dentro e fuori dal palco.